Daniele Vicari, dopo Diaz, un documentario molto importante sulla storia dell'Italia, sulla nave che ha portato migliaia di albanesi in Italia e tutto quello che è successo. Cosa ti affascinava di questa storia? Non è il primo documentario che fai, è uno dei tanti, ma forse il più rilevante per questo tempo che stiamo vivendo. La storia di questa nave, da una parte, diciamo, appunto, un fatto storico che noi abbiamo un po' sottovalutato perché è l'inizio dell'immigrazione di massa nel nostro paese. Su quella nave c'era un intero popolo che arrivava da noi, 20.000 persone, sono gli abitanti di una città, insomma, e c'era tutta l'Albania, nel senso che c'era l'operaio, il militare, il ballerino, il regista, l'attore e così via. Ed è la storia di un popolo che non sente di avere veramente una terra, una patria, no? Che quindi va a cercare il proprio futuro, che non necessariamente si muove per fame, ma per tutta una serie di aspirazioni che sono quelle degli esseri umani, di tutti gli esseri umani. Per cui ha anche un valore, diciamo, simbolico nella storia italiana contemporanea fortissima, perché questa nave di persone che cercano il proprio futuro, la propria terra, racconta anche noi. L'Italia è uno dei paesi di maggiore tradizione dal punto di vista dell'emigrazione nel mondo, cioè fuori dall'Italia ci sono altri 50-60 milioni di italiani sparsi per tutto il pianeta, e quindi ci ha messo fortemente in difficoltà. E infatti tutte le difficoltà che si sono manifestate nella gestione sia pubblica da parte delle istituzioni, sia nella gestione proprio, come posso dire, sociale di questo evento, tutte le difficoltà che si sono manifestate raccontano sicuramente la storia di questi albanesi, ma anche la nostra. Il documentario fa anche il punto su quello che secondo te è l'inizio dell'equivoco legato all'emigrazione in Italia, cioè il fatto da un lato che sia un atto umanitario, dall'altro il respingimento, un po' le due anime del dibattito sull'immigrazione, e soprattutto molto rilevante oggi quando si parla di diritto di suolo, perché poi sono passati 20 anni da quel momento, quindi oggi ci sono generazioni nuove di italiani che non possono esserlo per meri motivi di carattere forse burocratico. Ecco, quanto è, insomma, quest'idea di suggerire questo punto di partenza, quanto ne eri consapevole, quanto hai affrontato la storia? Per me la questione dell'identità, cioè di che cosa siamo noi nel mondo contemporaneo, noi cittadini per esempio di un paese come l'Italia, un paese democratico, eccetera, è una questione centrale un po' di tutto il lavoro che faccio da anni, no? con il cinema documentario. Il fatto che da noi nascano delle persone che non sono cittadine italiane semplicemente perché il padre e la madre non sono italiani, per me pone un problema di innovazione della nostra democrazia che se noi non affrontiamo seriamente, noi rischiamo, cioè rischiamo come paese, rischiamo il nostro futuro, perché rischiamo di perdere cittadini che sono cresciuti dentro la nostra cultura, che hanno acquisito la nostra cultura, ma che noi rifiutiamo in quanto non li riconosciamo cittadini italiani. Ed è questa ingiustizia, secondo me, se non la risolviamo, peserà moltissimo sul futuro della nostra cultura e della nostra società. Quando hai rincontrato queste persone, perlomeno quando tu le hai incontrate, ma loro si sono rincontrate con la loro storia, che tipo di sentimenti hai registrato quando gli hai proposto di prendere parte a questo progetto? Allora, siccome io ho cercato proprio programmaticamente, ho cercato più che dei testimoni in grado di raccontare i fatti, ho cercato delle persone che avessero la voglia di mettersi in gioco e quindi di andare un po' a ruota libera, perché io non ho fatto delle interviste, sono quasi delle sedute di psicanalisi quelle che ho fatto, cioè ho lasciato parlare per ore e ore queste persone, perché a me interessavano più le loro emozioni che il racconto delle cose, che si ritrova in maniera perfetta nei repertori, per cui non avevo bisogno del racconto degli eventi, dei fatti. Ecco, ho incontrato delle grandi emozioni. Io mi sono molto emozionato durante questi racconti, perché sono stato lì fermo a sentire Robert Budina, che oggi è un regista,
raccontare per ore e ore tutta la sua storia, è un regalo che Robert mi ha fatto a me personalmente, gigantesco. Io ho cercato di condensare questa storia attraverso le cose più forti, più importanti, e regalarla allo spettatore. Ho fatto solo questo, diciamo, sono solo un tramite, diciamo, in questo percorso. Loro veramente, tutti, anche i testimoni italiani, sono stati capaci di reimmergersi, no? Di rammemorare, non di ricordare, di rammemorare, cioè di rivivere le sensazioni, le emozioni, i desideri, le frustrazioni di quel momento lì.